Bene, bentornati amici della guida. Oggi prepariamo una ricetta che è nata nel periodo del lockdown e perché avevo degli ingredienti in casa, avevo pensato con quel poco di cose che avevo in quel momento di creare una torta un po' sfiziosa e abbiamo creato la nucciola. E quindi andiamo a dirvi gli ingredienti, che sono della farina, del burro, dello zucchero, della farina di mandorle, della fecola, della farina di nocciole, la nostra bella Nutella e delle uova e un pochettino di lievito. Io adesso mi faccio aiutare da una planetaria, ma voi potreste benissimo farlo con a mano. Del burro a temperatura ambiente e lo andiamo a montare con lo zucchero. Nel frattempo andremo ad aggiungere la farina di mandorle e la farina di nocciole. In questa maniera ci aiutiamo a non far separare i grassi una volta che aggiungiamo le uova. E per ultimo andremo ad aggiungere la nostra crema di Nutella. Intanto che si amalgamano i due composti, noi andiamo a setacciare la farina e la fecola e lo lievito. Il composto risulterà decisamente più vaporoso. E poi andiamo ad aggiungere la nostra farina alla torta. Io l'ho fatta con la Nutella, ma lo stesso ingrediente potrebbe essere sostituito con una buona crema di nocciole, una buona crema di pistacchio, e così andate a fare delle versioni leggermente diverse. Questo è il composto che abbiamo ottenuto. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180 gradi. Ho fatto fondere un poco di burro e vado ad imburrare la mia tortiera, soprattutto sui bordi, perché io normalmente al centro cosa faccio? Posiziono un foglio di carta da forno, andiamo a riempire la nostra tortiera. Potreste anche fare dei pirottini piccoli, se volete fare dei piccoli, dei dolci monoporzione. E adesso andiamo a farla cuocere circa una quarantina di minuti a 180 gradi subito, poi io lo sposto a 170. Andiamo a prendere la nostra torta, la lasciamo raffreddare, passiamo un coltello sui bordi, andiamo a capovolgere e andiamo ad appoggiarla sopra la nostra tortiera. È molto vaporosa, è la torta, la nucciola pronta per essere servita e accompagnata magari con una buona crema che voi preparerete. Fate contenti i vostri piccoli di casa, io sicuramente farò contenta, oltre a mia moglie, tutti i miei nipotini. E lasciandovi con la nostra torta, un arrivederci a tutti.